Ragazzi, per questa sfida epica vi vorrei sfidare ad arrivare a 2000 mi piace, è a mio parere qualcosa di davvero davvero carino, quindi mi raccomando, vi ricordo già da subito di sfondare il tasto dei likes, noi ci troviamo appena inizia il video, a dopo. Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo video, sono tornato con una nuova sfida, siamo infatti qui per provare a vincere un tutti contro tutti giocando con sensibilità 1. Io vi dico subito che è una cosa davvero complicata perché la sensibilità 1 magari dice, sì, magari un po' più lento, no, è proprio qualcosa di illegale, è proprio la lentezza, ci metti 8 ore a girarti, è davvero molto complicato, e proveremo ad andare a vincere una partita di tutti contro tutti, diciamo che è una delle mie TCT challenge, quindi vedremo un po' come andrà. Sono contento comunque che il video di Compower vi sia piaciuto, quindi se volete ne avrete degli altri. Intanto qua fuori a Bolzano sta tirando una nevicata che non finisce più e siamo al 5 marzo, cioè ci rendiamo conto, è qualcosa di scandaloso, però proviamo sta partita, mamma mia, sinceramente ho paura perché non la vedo proprio facilissima, non la vedo facile soprattutto perché basta che ce ne sia uno con un minimo di, diciamo, mobilità nella mappa, intanto qua guardate le cose, che ti fotte, cioè basta che c'è uno che ti fa 30 kills e te non fai niente, cioè è una lentezza con la visuale invertita che è davvero, sì, con la visuale invertita, con... bello, bello, bello. Si può dire che siamo partiti nel migliore dei modi. Ok, prima kill fatta. Diciamo che... ma cazzo, sto su mi Aaron Lewis, ho già capito chi è che mi rompe le palle. Ci ho pensato un po' a sta roba della sensibilità 1. Il principale punto è quello di giocarsela su posti chiusi e comunque... ma che palle, è impossibile ammazzarli! Su posti chiusi con non troppe vie, perché comunque se corro per la mappa con sensibilità 1 è finita, cioè non posso permettermi di correre, diciamo, se ce l'ho davanti, dietro, a destra, a sinistra, quanto ci mette a girarsi, dove cazzo è quello che campera? Guardalo, lì ce n'è anche un altro in fondo. Mamma mia! Mamma mia! Ok ragazzi, ci siamo riportati in avanti, sono morto da una mina a pressione, siamo seri. Ok, questo qua non è capace, mi dispiace per lui, però seriamente mi ha regalato un paio di kills. Oh, ciao maestro prestigio. Ok, raga, sta andando meglio del previsto, stiamo vincendo 9 a 4. Più che altro c'è... ce ne sono alcuni che saltano maestro prestigio e tutto, poi ci sono quelli che non ti riescono a sparare neanche da dietro. Ci hanno trovato una lobby un po' fortunosa, però non penso siano così scarsi. Che questo tipo dov'era? Un colpo, dai, su. 11-6, stiamo vincendo 11-5, cerchiamo di mantenere questo vantaggio. No, 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 via, 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 via. Ciao, è stato bravo, c'è da dire, nella sua fortuna è stato bravo. Vieni qua. Lì ce n'è un altro? Sì, e mi ha anche fatto il culo malissimo. 13-8, non me ne frega davvero niente delle morti, ragazzi. L'unica cosa importante è vincerla sta partita per completare questa sfida epica. Proviamo adesso a fare la magia con sensibilità 1. No, col Reaper. Vergognoso, davvero da infame mettersi lì dietro col Reaper. Infamissimo. E qua c'è la vendetta. No, non è vero, muoio. Ma non ti fermi. Ok, e ne esce un altro. Cioè, sembrava essere tipo nei film che entra uno nella casa e ne esce un altro. Che cazzo. Ok. Qua su ce n'è uno. No, c'è gente che prova a salire. C'è gente che sale, a dire il vero. E mi arrivano da dietro. E mi arrivano da dietro con il Manowar. Raga, la sensibilità 1 comunque non avrei mai pensato che fosse così schifosa. Cioè, io sapevo che non era... ok, buono. Che non era bella. Cioè, che faceva cagare. Però si è proprio lenti lenti. Bravo, bravo. Questo qua è il mio regalatore di kill ufficiale. No, ciao. Dai, 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 raga. Siamo messi 17 a 9, stiamo davvero andando molto, molto bene. Ok. Su. Lì ce n'è uno. Me lo sono preso dietro. Saltato giù, dov'è? Qua. Mamma mia, oh. Come ho fatto a morire da questo? Ma è anche il terzo, quello lì. È quello fermo che spara, che prima mi ha regalato due kills. Comunque mi sa che dopo sta partita, in sta lobby, io provo a mettermi... sensibilità normale a fare un nuclear. Comunque ormai pensiamo a finire bene questa sfida. Comunque il trucco ragazzi è uno, è quello di... no, non mi rendo neanche conto di come faccio, però tipo mirare spostando la mira mentre già si sta mirando è una roba abbastanza
Complicata, però effettivamente non sta andando malaccio. 22-12 è un risultato tutto sommato accettabile. Ok, sto cercando di finire bene la partita. Non dico che dovrebbe essere già vinta, però davvero sono molto soddisfatto perché siamo a 23-10. Ok, ho anche... Ciao! Oh, adesso tutte le morti che sto facendo sto dicendo ciao, non so perché mi viene naturale. Adesso aspettiamo solamente che vada via sto cazzo di UAV di disturbo, così posso tirare l'UAV. Dai. Va bene, UAV. Andiamo a vincere sta partita, cazzo, raga. Dai, andiamo. Qua sopra, te sei mio. Perfetto, così. Lì ce n'è scappato uno, andiamo subito a prendere. Se riusciamo a inseguirlo non sarebbe male. Allora, ce n'è uno in questo angolo qua sotto con il pompa. Ciao. No, è entrato dentro proprio di cattiveria. Non devo fare cazzate, devo continuare a giocare senza perdere la concentrazione, perché queste sono le partite che si perdono. Ciao, di nuovo, basta con sto ciao di merda. Ok, ce n'è uno dietro, scappa, salta e prendiamolo così. Dai raga, mancano due kills, mancano due kills e questa sfida è fatta. Spreiamo Manowar, dovrebbe arrivare da lì. È fatta ragazzi, 30-17, è finita un'altra sfida di tutti contro tutti. Abbiamo vinto anche con la sensibilità 1. Sono stato anche un po' aiutato, diciamo, magari da alcuni nemici, perché non tutti lo erano, che magari non erano proprio i più esperti, però penso sia venuta fuori una bella partita. Io vi esorto a lasciare un bel mi piace, un commento per il continuo della serie consigliandomi qualcosa di strano. Noi ci troviamo domani con un nuovo video, per oggi da Merino è tutto e bella!